Vicepresidente Cecchetti, parlando di provvedimenti a livello del Consiglio, patto di stabilità, la Regione mette a disposizione dei comuni altri 37 milioni. Sì, parliamo bene, chiariamo, il patto di stabilità territoriale, perché noi riteniamo il patto di stabilità è quello classico, quello che è imposto prima dall'Europa e poi dal governo centrale, un provvedimento assolutamente che abbiamo definito più volte un cappio al collo delle amministrazioni e di conseguenza dei cittadini. Quello che ha fatto Regione Lombardia dal 2009 è il patto di stabilità territoriale, che è altra cosa, che è cosa invece positiva, sono soldi che non vengono spesi da Regione Lombardia per poter far spendere questi soldi ai comuni. Comuni che potranno spendere questi denari per dare servizi ai propri cittadini, quindi una questione assolutamente positiva. Sono stati stanziati ad aprile 200 milioni di euro, con quest'ultimo provvedimento sono stati stanziati ulteriori 37 milioni di euro, penso e credo che sia un passo in avanti importante, ribadisco, per dare più servizi ai nostri cittadini che in questo momento sono in forte difficoltà. Domanda a proposito di servizi ai cittadini, lei è ancora tornato sulla questione delle sedi distaccate, insomma degli uffici giudiziari? Sì, altro problema, e qui ha dimostrato che il governo di Roma è sordo, era sordo prima, ora ancora peggio, è stata ridisegnata la mappa. Dei tribunali, delle giurisdizioni, sono stati tagliati in Regione Lombardia tre tribunali, 18 sedi distaccate e 45 uffici dei giudici di pace. L'obiettivo era quello di risparmiare. La verità è che non si è risparmiato nulla, anzi si sono creati forti disagi ai cittadini, agli utenti dei tribunali, delle sedi distaccate, creando seri problemi a tutta la comunità lombarda. Questi tagli sono stati fatti in tutto il paese Italia, però dove dovevano veramente essere tagliati questi servizi non sono stati tagliati, sono stati come al solito tagliati dove le cose funzionano e questo ha portato dei disagi. Io come Presidente del Consiglio avevo scritto al Presidente Napolitano e all'allora Presidente Monti, non ho mai ricevuto risposte, questo la dice lunga sull'attenzione che hanno le istituzioni nazionali nei confronti del governo lombardo. Ho riprovato ora da vicepresidente del Consiglio regionale nei confronti del ministro Cancellieri e speriamo che questa volta almeno si degnino di rispondere su un'esigenza che ribadisco è molto sentita dai nostri territori.